È sempre utile essere consapevoli della corretta terminologia del significato delle parole fabbricato e contenuto quando parliamo dell'assicurazione incendio della nostra abitazione. Oggi vediamo cosa si intende principalmente per fabbricato. Sono tutte le opere murarie, quindi i muri di casa nostra, ma non solo i muri, il perimetro, sono anche i solai, sono anche i tetti, sono anche i pavimenti e anche tutte quelle attrezzature per loro natura insite comprese nel fabbricato. Possono essere gli impianti di condizionamento, la centrale termica, ma ogni compagnia a volte fa delle piccole differenze. Per essere certi di cosa intende la nostra compagnia per fabbricato, basta andare a vedere nel glossario. Il glossario è contenuto nelle condizioni di assicurazione che ci sono state consegnate quando abbiamo sottoscritto la polizza. Se le abbiamo perse, non c'è nessun problema, basta andare sul sito internet della nostra compagnia di assicurazioni, dove per legge devono essere rese disponibili.